Monin Picciotti. Barbara alle prese con la macchina fotografica. Amore mio, c'hai caldo? Vai dal ventilatore, al ventilatore all'esterno, con poltrona gratuita, dove puoi starti ad asciugarti tutti i tuoi capelli. Mi vai a stinnicchio. L'odore di marcio che c'è qua dentro, non lo potete capire. Questa è la casa di Teo. Là ci sono i piedi marci che escono fuori. Buongiorno Teo, come hai passato la nottata con altre 30 persone al dormitorio? Adesso, cosa stai facendo alle 6 di mattina? Porto a Mustafa i nostri carrellini che gli abbiamo trovato. Mustafa è un centro commerciale, abbiamo trovato i suoi carrelli. Ta-da! Allora, gentilmente, come brave persone, gli portiamo in tutto i carrellini. E vediamo, no? Se ci offre la colazione. Se ci offre la colazione sarà difficile, comunque. Livello barbonaggine raggiunto. La gente ci sta picchiando per barboni. 10 oggi. Mustafa Center. Aperto 24 ore su 24. Ed eccolo il barbone di Teo. Un futuro davanti. Ma com'è andata da Mustafa? Solo i biscotti. No. Starbucks ci ha fornito a solo 6 dollari il latte col caffè. Quindi per il resto della giornata non mangiamo perché abbiamo esaurito il budget. Buona giornata a voi. Lei? Sì? Ma dove stiamo andando? Non lo so. Come non lo sai? A Little India.
così piccante. Vabbè, si è mangiato un'altra volta l'indiano, però come si mangia l'indiano non si prende da nessuna parte. Non ci piace, eh. Non ci piace, guarda che lo fa cadere. Non ci piace perché è piccante. A me è andata bene, ho preso un mix di verdure non piccante. Barbara ha preso invece il solito palak paneer, che sarebbero spinaci e formaggio, e poi del naan, plain naan, che sarebbe del pane loro. Poi digiuno. E poi stasera saremo sul cesso. Ehi, ti, anche, sì. Anche stanotte nella suite imperiale? Sì, sì, anche stanotte suite imperiale. Ah, ok. Sono proprio sul trono. Tu sei sul trono, eh? Sì. Quindi lei è la regina e io il re, io sono solo al trono. Complimenti. Buonanotte a tutti. Complimenti per la ottima scelta, grazie.